Cremona e Piacenza mai così vicine. A preferire la Lombardia non è solo l'ente di via Garibaldi, perché l'accorpamento delle due città conviene anche alla patria di Stradivari. La spending review inghiotte la provincia di Piacenza, ma mette a repentaglio anche quella cremonese, per ora salva con riserva, essendo in possesso di uno solo dei due requisiti richiesti dal governo Monti. Il presidente Salini chiama Trespidi per unire le forze. Sicuramente ritengo legittima la richiesta del sindaco di Castelvetro Piacentino, ma non mi sento di escludere nemmeno la possibilità di una collaborazione allargata che metta a tema le grandi questioni legate al fiume Po, al quale tutte e due le province si affacciano, e tutte le politiche legate allo sviluppo infrastrutturale che, ad esempio, sulla collaborazione in merito a Centro Padana abbiamo potuto sperimentare essere molto comuni tra Cremona e Piacenza. Quindi insomma un accorpamento sarebbe ben visto. Io non mi sento di escluderlo, ne sono consapevole della difficoltà legata al fatto che siamo in regioni diverse, però diciamo che si chiami accorpamento, che si chiami collaborazione stretta, a me quel che interessa è che il buon rapporto tra Piacenza e Cremona continui. L'accorpamento tra la città lombarda e quella emiliana allontanerebbe lo spettro più temuto della provincia piacentina, essere associata alla cugina Parma in un nuovo ducato in cui contare poco o nulla. Nei piani del Ministero gli accorpamenti dovranno essere stabiliti entro la fine dell'anno. Anche i vicini di casa Lodigiani non se la passano bene. La città compare nell'elenco delle 38 province ad eliminazione certa. Esterrefatto e sconcertato, così si è definito il presidente in quota Lega Nord Pietro Foroni, che ha definito la manovra una normativa pasticciata che non indica i risparmi di spesa per lo Stato degli eventuali accorpamenti. La revisione della spesa pubblica sentenza la fine di circa la metà delle province italiane, ma i tempi della loro scomparsa definitiva sono ancora nebulosi. Di certo intanto ci sono i tagli milionari per il prossimo anno che hanno suscitato l'ira di Trespidi e del presidente lodigiano Foroni. Le altre due province limitrofe all'area piacentina non hanno nulla da temere. Il territorio pavese conta oltre 500.000 abitanti, ne bastavano 350.000 per avere la garanzia di sopravvivenza, come richiesto dal decreto ministeriale. Tranquilla anche Genova, inserita nella lista delle 10 città metropolitane che verranno istituite entro il 1 gennaio 2014. Le province che resteranno in vita anche dopo la spending review dovranno fare i conti con grossi cambiamenti. Tra le competenze da gestire rimarranno solo ambiente e trasporti e viabilità. Tutte le altre fino ad oggi in mano agli enti provinciali saranno devolute ai comuni. Non ci sono solo le province, i tagli passano anche per gli enti pubblici che secondo Monti contano 24.000 dipendenti di troppo. In previsione un forte snellimento della pubblica amministrazione, l'abolizione di 37 tribunali, altrettante procure, 220 sezioni distaccate. La razionalizzazione della spesa interessa anche la sanità. 400 posti letto in meno negli ospedali dell'Emilia-Romagna rispetto ai 20.000 attuali, denuncia la funzione pubblica di CGL UIL Piacenza. A rischio sono 6.500 posti di lavoro, oltre al diritto alla salute garantito ai cittadini dalla Costituzione, lamentano i sindacati. In cambio, Monti promette per l'Italia un risparmio di 4,5 miliardi nel 2012 e di 10,5 per il 2013.